Siamo ai 2000 metri del rifugio Carlo Mollino, una struttura particolarmente originale che è stata progettata nel 1954 ma realizzata solo recentemente. Si è trattato di un intervento molto particolare perché i progettisti hanno dovuto minimizzare l'impatto ambientale, un obiettivo che è stato raggiunto implementando, con il supporto del Bitticino, l'innovativo sistema domotico MyHome. Grazie alla tecnologia SCS è infatti possibile integrare tutti i controlli energetici per prevenire qualunque spreco. Il Politecnico di Torino ha seguito tutta la progettazione della nuova struttura e vogliamo capire quali sono le peculiarità di questo edificio. Le peculiarità di questo edificio sono rappresentate dall'essere un'architettura energeticamente efficiente, una passive house, e in particolare di essere un edificio a zero emissione di CO2, perché sostanzialmente tutta la componente impiantistica funziona con energia elettrica. È stato fondamentale per noi avere un supporto, una collaborazione con Bitticino, perché attraverso ovviamente la domotica, oltre a lavorare nella logica di una ottimizzazione anche dei consumi, c'è la possibilità ovviamente di avere un monitoraggio in tempo reale dei consumi. Il progetto è stato semplicemente attualizzato al quadro normativo vigente, molto diverso rispetto agli anni 50, e le scelte rispetto a componenti strutturali e impiantistiche sono state scelte attraverso una coerenza rispetto a quelle che erano le sue intenzioni, cioè a realizzare un manifesto di innovazione tecnologica nell'ambito della triennale del 54. In questo caso abbiamo lavorato all'interno di un edificio che era stato sviluppato come progetto esecutivo negli anni 50 e lavorare in modo coerente rispetto a questo progetto ha comportato un lavoro di confronto molto complesso attraverso la realizzazione di un expertise group che ha coinvolto ovviamente Bitticino e ha portato all'ottimizzazione di una serie di scelte. Accennato appunto a Bitticino, questo è il contributo che vi ha fornito l'azienda? Bitticino ha contribuito in modo significativo rispetto alla componente impiantistica, certamente, e domotica, ma più in generale ha dato un contributo rispetto anche alla componente poi sperimentale di questo impianto. Quindi la domotica diventa un elemento fondamentale anche in un edificio ad alta quota per ottimizzare i consumi e quindi ridurre le emissioni, anche in un ambiente comunque naturale che va preservato. Ci sono dei carichi in termini appunto di utenza, di consumi, che si concentrano in alcuni periodi della stagione e in alcuni momenti specifici della settimana, e quindi riuscire a lavorare in modo sensibile anche su l'ottimizzazione dei consumi energetici e anche un'analisi diventava fondamentale. La maggior parte dei progetti che sono stati realizzati negli ultimi anni in alta quota prevedono un monitoraggio dei consumi. Il progetto di Carlo Mollino era decisamente ardito all'epoca, ma anche oggi è stato un progetto comunque con una serie di problematiche e di peculiarità. Per quale ragione il Comune di Gressoney ha investito su questo progetto? Il Comune di Gressoney appartiene ad un'area particolarmente ricca di testimonianze architettoniche spontanee e anche progettuali recenti. Mollino tra l'altro aveva studiato l'architettura rurale dell'Alta Valle dell'Is e della Valle di Gressoney, e quindi quando il Politecnico di Torino ci ha proposto questa realizzazione siamo stati veramente entusiasti di poter contribuire alla sua realizzazione. E come comune quali sono state le difficoltà principali nel mettere in pratica un'opera del genere? Le difficoltà non sono state veramente molte, perché poi in realtà si è formata una collaborazione molto importante con il Politecnico di Torino, con gli sponsor che poi sono arrivati a credere in questo progetto. Le difficoltà sono le difficoltà di un cantiere di alta montagna che quindi ha trovato problematiche climatologiche di accessibilità, qui non si arriva con la strada, e quindi queste sono difficoltà tecniche. I partner che vi hanno seguito in questo progetto come li avete selezionati? I partner sono stati selezionati in accordo col Politecnico di Torino
e sono stati selezionati fra in due modi: o erano partner che avevano in qualche modo avuto contatti con la progettazione di Mollino di 50 anni fa, oppure partner che per loro natura e per loro insomma comportamento, diciamo così, tecnico commerciale, sono partner estremamente innovativi, attenti alle problematiche energetiche, attenti alle problematiche all'evoluzione impiantistica. Bisogna anche dire che il progetto ha visto la collaborazione anche di Casa Clima, quindi tutta la tematica energetica ha avuto una parte importante nel progetto.